Molte persone mi avevano chiesto di registrare il Riot X Arcane, che è questo sito dove la Riot ha creato tutto questo mini evento che non è assolutamente canonico, è soltanto un modo per far conoscere un po' meglio il mondo di Riot e di tutti i giochi di Riot al pubblico generale. Però molte persone non hanno l'occasione, non hanno il tempo, il modo di poter esplorare questo sito perché magari gli si bugga, magari hanno un computer vecchio, magari non gli funziona bene sul cellulare. E quindi questo video è stato concepito e ragionato attorno all'idea di, ehi, se tu non puoi farlo, posso comunque farti vedere almeno il mio gameplay. Che il mio gameplay si è fermato del tutto dopo quello che è l'introduzione a come funziona il sito e quant'altro. Quindi si perde qualche battuta iniziale, niente di troppo importante, ma praticamente l'incipit è il seguente. Tu sei in un isekai, tra virgolette, tutti sono stati trasportati all'interno di Piltover. E quindi devi scoprire un po' il mistero di come risolvere, come ognuno può tornare a casa, per così dire. E niente, quindi esploriamolo insieme, andiamo a vedere com'è. Io mi sono fermato apposta per registrare tutto questo gameplay per voi e spero che vi piaccia. Let's go. Vediamo un po'. Dove ero rimasto? Innovazione è una forza così potente e insondabile che può dare nuova forma all'universo. Potrei plasmare tutti gli universi. Addirittura. Tra un mondo e l'altro, come un disco pronto ad accendersi, in attesa di singola scintilla, in attesa di te. Mi ha resettato il progresso? Potrebbe tranquillamente essere. Le vie, cos'è un nome? Parla col venditore di pesce. Un attimo prima stai navigando su internet e quello dopo vedi un'opera di luce ciccante, frenante, un momento che si allunga di tinte e poi... Perletto, quella luce. Come, non è nemmeno accesa? Sto di nuovo risuonando con la struttura, professore. Continuo a non capire cosa significhi. Un altro enorme picchio di gemali, questa volta orientato alla struttura. Direi che... What? L'hanno resettato, l'hanno modificato. Cioè, l'altra volta iniziavi in verità di fronte a Caitlyn e poi andavi a parlare con Heimerdinger. Ti ha portato qui la magia, ti ha trasportato come con gli altri. Non sei la prima persona ad arrivare qui così, c'è una sorta di inerzia cara che sta avvicinando i nostri mondi. Forse di niente mi ha trascinato il videogioco, è un po' che c'è la situazione di vita o di morte. Tutto è vero, ci stiamo lavorando. Vedi, abbiamo costruito un dispositivo detto Tracer Arcana che puoi identificare e neutralizzare in maniera arcanica per la magia a causa della quale sei qui, eh? È già completato. Beh, non è il primo macchiere che costruiamo, sai, proprio quando la situazione qui è precisata qualcuno ci ha rubato il prototipo. Per questo avremo bisogno del tuo aiuto. Solo la gente del tuo mondo ha la capacità di viaggiare attraverso le barriere, ma grazie alla magia del dispositivo rubato. Ora anche il ladro è in grado di farlo liberamente. Chiunque sia, è ovvio che la magia l'ha corrotto oltre ogni immaginazione. Devo muoversi come desidera, non possiamo sapere quali mai fatte come la grazia finale. Potrebbe persino intrufolarsi nel tuo mondo. Queste foto fossero già abbastanza casinate. E io che dovrei fare? L'obiettivo urbato agisce come convogliatore magia e spesso arrivo qui. Non comprendiamo ancora del tutto come funzioni, ma sappiamo che più magia viene incanalata, più essa diventa stabile nel mondo con lei. La realtà è essere più pericoloso sei proprio tu. La natura stessa di questa magia è tanto caotica quanto pericolosa, vedi che ti viene infusa la tua essenza. Per questo ci serve il tuo aiuto, se riuscirai a catturare il ladro e a riequilibrare le distorsioni magiche, forse potremo evitarti danni permanenti. Ti darò una mano. Dovrai parlare con coloro che sono rimasti intrappolati in altri mondi oltre la barriera, forse potranno iniziare a identificare il nostro ladro. Mi dica solo da dove iniziare, professore. Missione completata dalla vostra città sotterranea a mondi a parte. Vedete che ci sono tutte le missioni che sono arrivate in combo perché sono sbloccate tutte le zone. Sì, perché io ero rimasto. Allora, guardate tutte. Vedete quante ce ne sono. Io ero rimasto. In verità questo qua era il prologo. Un altro mondo trova il professore. Cioè era partito da qua. Tipo, ok, quindi hanno fatto due introduzioni? Non ho ben capito.
E niente, è impazzito il sito. Che è successo? Ma no, ma si è buggato! Ma come si è buggato? Si è buggato, si è seriamente buggato. Ok, riproviamo. Quindi io avevo... Guarda quante missioni ci sono da fare. Mamma mia. E infatti io ero partito qua. Cioè hanno rifatto l'introduzione. E c'è il prologo mondi a parte. E poi riparte. Non ho capito questa cosa. Prova Lux, parla con Heimerdinger. Parla con Kevin a bar di strada. Parla con Shisa. Parla con Heimerdinger. Parla con Yasuo. Parla con Gwen. Parla con Killjoy. Parla con il venditore di pesce. E parlerei con Heimerdinger. Questo marchingegno. Il tracciarcano, professore. Il tracciarcano è stato potenziato probabilmente proveniente da vari luoghi oltre la barriera. Dovrebbe permetterti di seguire e neutralizzare qualsiasi magia lasciata dal ladro, ovunque tu finisca. Non ti aiuterà a scoprire chi è responsabile, a quello dovrai pensarci tu. Anche se dovessi sapere chi sia responsabile, dobbiamo essere assolutamente certi. Siamo scienziati, quindi sulle prove concrete a guidare le nostre azioni. Cerca di familiarizzare con i mondi che visiterai, ma ricorda che il tempo stringe. Vedete che al ladro interessa una scala di tracciare sopravvento, al contrario sembra quasi che voglia essere trovato. Questo dovrebbe semplificare le nostre ricerche. Superato mi è tutto familiare, nel senso che andando a città sotterranea trovo qualcuno disposto a parlare. Ok. Ma ci sono un sacco di cose che mi dice Heimerdinger. Ora è tutto nelle tue mani. Ah, cioè, ok, proprio mi sbatte fuori e dice, senti, stai zitto. Aspetta, collega l'estremità dei tubi. Poi l'energia per riscare il tempo. Ah, gioco a parte che là se non ci stiamo una vita e mezzo. Inizio le fritte appunto, non riesce a capirci nulla. Ok, no, qua c'è il laboratorio di Heimerdinger, ma è chiuso e vuoto. Allora, visita le vie. Non c'è Heimerdinger. Cos'è Vito? È un altro guarda. Ah bene, si è buggato di nuovo tutto. Ok, si è buggato di nuovo. Quindi devo andare di nuovo normalmente qua. Sperando che non ci siano altri danni. Tu non sei Vito, eh? No. Allora, sì. Trovare Silco. Non so dove ti trovo. Eccolo qua, trovato. Allora guarda, tu adesso non ho l'invenzione di Heimerdinger, non fai quello che si vuole, quello spazzatore di pittore con cui si andava come veleno. Silenzio, riusciamo a scalare la paura, non temere, attenzione è quello difficile per ora. Iniziamo infatti, apertura dei mondi è dannoso per gli affari, soprattutto per i miei affari, penso che prima voglio vedere questa faccenda risolta. Qui c'è tutta parte del mio lavoro, dico solo che sperchi il tuo tempo, a giudicare la situazione non ne hai da perdere. Forse avrei lasciato qualche orma fuori i miei copini e ti suggerisco di sparire, ancora una cosa. La prossima volta che ci ficca il naso non devi mi sicuro che ti venga strappato la faccia. Grazie, ovviamente. Qua c'è poi il giochino, qua c'è il gioco di Jinx, quello con la pistola. Questa è la sala giochi. Ed è che si può giocare, facendo vedere così. Si è buggato, non è partito il gioco, vabbè. Dovevo anche parlare al... Midori che tipo... Un po' buggato? Serve però cosa c'è il cibo, unirci a Westing e Star, ma puoi chiamarlo semplicemente venditore di pesce, giusto?
Jericho. Jericho sembra subito felicissimo. Ti fa concedere un sesso e ti porge un altro pietto pieno. A quanto pare oggi offre la gamba. Ah, ok. Questo era il quarto. Quindi dai, torniamo al laboratorio di Merdinger e parliamo con lui. Ecco, sì, se ci avete felicemente ancora la sua reputazione precede. Immagino che l'unica alternativa sia ritracciare il ladro alla vecchia maniera. Di tutti gli utilizzerà, inoltre per annullare qualsiasi residuo di magia lasciato dal ladro. È fondamentale, qualsiasi traccia magica latente potrebbe indebolire le barriere, non c'è l'ennesima fattura, giusto. Ora non resta che ritracciare il ladro. Senti bene. Forse hanno dato qualcosa di una dispersione, forse perché tra tutti loro Victor è più consapevole dei limiti del corpo umano. Quindi la preoccupazione di Victor è l'unico avvertimento che avrai prima di... Sbaglione. Un dolore lancinante potrebbe sottavare attraverso il tuo corpo come una scarica elettrica, è terrificante e meraviglioso. Dopo un singolo battito del tuo cuore quella sensazione svanisce. La magia che abbiamo in testa sta diventando sempre più instabile. Devi sbrigarti. Non possiamo accusare qualcuno con troppa leggerezza. Grazie, grazie a lei, grazie al cazzo. Non saremo sicuri, in altre ipotesi potremmo intercettarlo prima di farci la prossima mossa, intanto rimediare i danni che la sua magia ha causato. Se non ci sono tracce nel quartiere delle altre che hai trovato niente nei miei, non resta che tornare nei mondi che hai esplorato. Parla con chiunque potrebbe aiutarti e usa il tracciacano per scovare il ladro. Trovo e fermalo a qualsiasi costo, i nostri fini nelle tue mani. Quindi dobbiamo andare nelle varie zone. Oh, e questo cos'è? No. Il poro snacks. Ok, me lo tengo stretto. Ok, quindi... direi nel quartiere delle arti non ci sono più ritornato. Che adesso c'è anche Mel. Ok. Poi ci parliamo. Qua... i visitori non sbagliano mai. Qua c'è... dov'è? Dov'è finito? No. Eccolo qua. Un prodigio meccanico per illuminare le tenebre. E se volete i premi gratis... qua... se tu clicchi su questo vai sul sito e ti sblocca tutte le cose. Il link c'è sotto in descrizione, è ancora disponibile il tutto. Allora, vediamo un attimo qua. Consegna quel criminale della giustizia, accordo. Secondo me, cioè tipo, ogni fase aveva delle cose diverse e io non lo sapevo. Mia ignoranza, eh. Tutto il dovere è con te. Un altro po' lo snacks. Ho come questa sensazione, però magari sono io. Ah sì, qua c'è la playlist, quella di coso. Un'altra volta. E torniamo sulla mappa. Allora, sulle vie siamo andati sul laboratorio di Merdinger e poi direi di cominciare a muoverci sugli altri mondi. Mazza, intenso l'audio. Sono sobrio. Cioè, io c'ho il volume al minimo ed è fortissimo. So che non sceriffo di Piltover, non ho tempo a perdere in chiacchiere, sono preso con un caso. Katie, non ti ricordi me? Sono io con te? Gli tanti mi nervosiscono. La determinazione non ti manca, direi. Mi mostra che sei all'altezza sopravvivendo un round sulla landa e mi avevi convinta. Ah, cioè... e ti fa scaricare... ah, ti fa scaricare Wild Rift. Ok, ci sta. Infatti sentivo la musica e ero tipo... wait, questa è Wild Rift, eh? Sì, è Wild Rift. Questa è la musichina di Wild Rift. Ok, vediamo se c'è qualche dettaglio. Sto andando lentamente perché di solito... eccolo qua, i puntini qua. Hello, Mr. Yasuo. No, non ti ho visto, cosa vuoi? Cercavo un posto dove rimuginare con una tenebrosa, ma vedo che questo l'ho già occupato. Non sono amante delle chiacchiere, volevo godermi un tema, questa roba è terribile. Senti, olio di motori e unghie di lamabecco. Chi l'ha preparato deve aver preso le papille gustative. Sembra che tu non abbia meglio da fare, ti dispiacerebbe darmi una mano. Eh certo! Se avessi lo sciroppo di frutto miroso e polline e germoglio di divinazione, posso uscire a salvare questa bordaglia. Trova gli oggetti con sagoma della stanza e tocca. Ritocca e trascina lo schermo per esplorare ogni angolo della stanza. Ok. Mi serve un dolce che
È un cupcake. Easy. Molto basic. Ah, è tutto. Ebbene sì. Yasuo, Yasuo. Michel, gli ingredienti del suo drink e dà un morso a dolcetto. Sembra già più felice. O forse solo lo sguardo perso nel vuoto di nuovo. Se bloccati qui e sono dati positivi, dopo tutto. So che non lavori al bar, ma ecco una piccola mancia per i tuoi servizi. Ah. Ok, sì, ti dà delle monete per Wide. No, cosa avevo sbloccato? Non me l'ha fatto vedere. Rip. Una pagina di giornale stravata. Ci sono gli appunti di una lingua comprensiva. Cosa sono questi scarabocchi? Cosa sono questi? Preoccupante. Menù del bar. Espressassino. Mocha, nel senso caso X. Sciottino di Ramadan, caffè freddo di Blitzcrank, tortini di Killing, ciambella della polvere a sparo, sembra tutto delizioso. No, non mi esprimo in merito, Facciamo così. Luxana Crown, può chiamarmi Lux, felice di conoscerti. Siamo bloccati qui tutti insieme, non è straordinario, sarò per qualche magia potente. Sì, è proprio di fantastico. Ho l'occasione di conoscere tante persone interessanti come te, inoltre ho trovato questo rompicapo nel bar, mi sto scervellando un po' ma non riesco a risolverlo. Qual è il rompicapo? Oh mio Dio, c'è anche una versione mobile. Ok, ho mutato l'audio per questa parte perché è veramente forte in questa zona. Ah, casissimo, cioè... Boh, neanche una questione che dici puoi regolarlo. No, è fortissimo. Cioè, ce l'ho al minimo volume possibile sul computer e lo sento straforte. Risolvi l'indovinello. Ci ho messo una vita e mezzo e quindi tipo ho tagliato via la parte noiosa. Ci risolvi l'indovinello, tieni un altro premio. Che ti va direttamente su Wild Rift. Troviamo un altro Boros Next qua sotto. Ok, devo parlare con Killjoy anche. Una serie di piccole impronte. Sembra che qui sia entrato un po' e andava decisamente di fretta. Qua ci sono i graffiti. Questi graffiti sono per tutto, essere per le dado. Non sarebbe male se non iniziassero alla fine del mondo. Oh, ciao V. Com'è? Per caso hai visto una pazza con i capelli blu passare da queste parti? No, penso che me ne ricorderei. Guarda, io sono gente più dura, aiuto che c'è lo sceriffo quando ne ha bisogno. Non è la sua personale, se non vuoi beccarti un pugno. Tieni gli occhi aperti e non farti sfuggire quella criminale. Non so cosa stia tramando, di sicuro non è niente di buono. E quindi è colpa di Jinx, di nuovo. Ah, chi l'avrebbe mai detto? C'è qualche altro premio nascosto magari qua sotto? Strano che abbiano fatto questa zona qua sotto e poi non c'è niente. Curioso. Sono queste zampette di poro. Però c'erano i poro snacks quindi non mi stupisce. Ah, ricontrolliamo lentamente tutta la zona. Non sembrano esserci altri punti, quindi... Allora direi passiamo al parco degli evocatori. Ti trovi in un parco illuminato dal sole, il paesaggio della tappezzata di viole decorato con vecchie statue logore, una brezza fredda preme all'aria. Uno sembra fuori di posto e parte la ragazza con la forbice di che si dirige verso di te. Siamo venuti nel deciso parco di vedori, siamo tutti bloccati. Tu sei queste parti, basta guardare quei vestiti orripilanti, quando mi dispiace. Zia, non sei... cioè, tipo, sei distorta as fuck, non hai molto da dire. Se a caso che io non sia fatta niente male, vediamo che si può fare. Non sentirai nessun dolore, però è qualcosa di totalmente nuovo solo per te. Ok. Ah, è il coso per customizzare il look. Se si decidesse a caricare. Ehi. E là. Sì, salva, ma... un po' buggato. L'avatar creator, sì. Sì che c'è l'avatar creator. Mamma mia, quanto è inquietante Gwen così. Non sai più il tower, perché i evocatori vado a Joy, officina dei robot. Orecchi di Ari KDA? Ci sono le orecchie di Ari KDA? Non mi sembra. Un po' qua. Draghi e dragoni di tradimenti spesso appaiono sul campo di battaglia. Sì, immagino che sia un'altra volta. Sì, è il link per andare a vedere la pre-season com'è. A meno gli affari vanno alla grande. Il negoziante. Ok, un altro Poro Snacks. Dopo andiamo dal Poro di Emerding a dargli, perché tipo ne abbiamo 200.000 di questi Poro Snacks.
Oh, un'altra trappola. Un oggetto trovato che è un indizio. Eeeh, World Skin. Yes. Minchia, Ivern, sei tipo turbo inquietante là dietro. Allora, quello dei draghi l'abbiamo già visto. Cioè, se apre il sito, quello dove ci sono i draghi elementali nuovi. Spero che mamma non sia preoccupata per la mia assenza. La vernice rossa rossa, vero. È una fiera della vanità. I colori sono tutti sbagliati. La prossima... Una bellissima tela bianca, mi piace, non ho ancora iniziato il mio lavoro. Se vuoi sapere, sto creando qualcosa di originale. Però questo panorama è banale, addirittura. Probabilmente andrei a cercare le persone, ma dato che sono bloccato qui, che ho certi attività che sono escluse. Senza pezzi d'oro il mio lavoro non ha senso. Perché non esplori di campo di battaglia posto mio? Vai a testare le tue capacità contro i generali di parte di impegno a massacro. Sì, ok, qua ti apre il sito. Torno da Jin. Sì. Un corno spezzato. Se cercavi di farmi infuriare, colpito il segno. Forse il soggetto del mio prossimo lavoro saprai proprio tu. Devo stare da solo per creare. Bene. Ok. Parla con la negoziante. Ok. Però prima voglio esplorare di qua perché magari c'è qualcos'altro. Ok, non c'è nient'altro. Ottimo. Quindi devo parlare con la negoziante, che è qui. Copricapo di Rabandon. No, ragazzi, lo spell checking. Sto ricevendo ordine a tutto il parco. Non so, potresti evitare una giornata di guai. Facci sentirtelo dire. Comunque sì, mi serve solo che consegni alcuni articoli mentre mi occupo del negozio. Portalo a quello blu. A quello blu? Che vuol dire a quello blu? A quello blu c'è solo lei? Ah, ok. Mamma mia, questa è nightmare material sta roba, eh. C'è proprio nightmare material puro. Quella Gwen. Ancora due. Questa articola è una maglietta fatta per misura. Portalo a quello grosso. Chissà chi sarà quello grosso. Bella. Ti ho riconsegnato la maglietta. E immagino Jin darà. Ha consegnato all'amante dell'arte. Cosa dica? Cosa diamine gli stia per consegnare? Ho paura. Puntini. Puntini. Gina afferra silenziosamente lo scettro e si volta. Che cosa cazzo? Cioè, ok. Non vedete che sei più fidato di quanto sembri. C'è qualcosa di cui volevo parlare. Mi sai perché sono tutti bloccati nel parco? Non sono, ne sono sicuro, ma a quanto pare tutto questo caos origina un unico fondo. Che si opera di un solo individuo? Fondo che si può sapere un negoziante. In ogni caso, come ti avevo promesso, ecco ti ho dato la ricompensa. Goditela. Sì, non puoi aprirla qui. La capsula arcana la apri. Sul Lig ti arriva... La capsula arcana è un'icona evocatore. Allora, devo andare adesso all'officina dei robot, perché c'era Killjoy che mi rompeva i coglioni da mo' di andare all'officina dei robot. O forse... No, non era l'officina dei robot. Forse era il laboratorio di Killjoy, vabbè. Non è metà battuto di riempire le appena entri che sono laboratori. Guardi intorno e noti adorabili creature intente assemblare i robot da combattimento. Sì, è quello di TFT. Cisa. Non capisco una parola di quello che dice la risposta finestra. Shish! E questa si volta fa per andare. Se avrei detto qualcosa di sbagliato, io torno con un paio di strani cuffie. Ti porge il dispositivo facendo il cenno di mettere le sue orecchie. Shiha, prova, ottimo. Il neurotraduttore sembra non voler esplodere. Un grande passo avanti dall'ultima volta. Sai, è andato. Io sono il dottor Shiso, ora mi capisci. Non c'è il rischio che esploda, vero? Cosa non pensarci? È così importante che ora possiamo comunicare. Dove sono? Che posto è questo? Lascia che ti spieghi. Ti trovi nell'officina dei robot. Qui i miei generi e le loro potenti macchine si sfidano per conquistare fama, gloria e dolcetti. Inoltre, il luogo in cui conduco i miei studi. Devo mettere che non ho mai incontrato nessun umano come te finora. Sei comunque un campione, ma più fragile.
Posso farti qualche domanda per le mie ricerche anatomiche? Certo. Qual è la principale fonte di nutrimento della tua specie? Assumo solo succhi energetici altamente dissetanti per rimineralizzare il mio fisico da gamer. È una risposta magnifica. Che tipo di vita soprannaturale possiedete voi umani? Possiamo sparare raggi agli occhi, ma ora non posso farlo perché non mi va. Posso spiegare i pollici quasi completamente all'indietro. Mi spiace, ma gli umani non sanno fare niente del genere. Niente. Ultima domanda, perché come fai ad avere i capelli così lucenti? Veramente questa è la mia testa, forse l'ho notato, dottore, ma non ho i capelli. Mamma mia. Ti ringrazio per l'aiuto, questi nuovi dati mi saranno molto utili nella ricerca. Penso che chi mi vuole farebbe comodo un aiuto con le loro riprese tecnologiche. Ok, quindi si può finalmente esplorare per davvero. Parla con Chonk, sì. Aspetta che io vedo... Aspetta, lo vedo. È là dietro. L'automo con gli occhi illuminati e i rossi sorti di noi si è venuto a combattere. Tutto il contrario del suo creatore, che sembra quanto scoraggiato. Non fare così, piccolo amico. Beh, è una lunga storia, ci vorrebbe almeno 10 secondi per raccontarti tutto. Ho creato il robot da battaglia più potente di tutti, ma non sono certo di essere pronto per l'arena. Vorrei tanto avere un allenatore e un mentore, insomma, qualcuno che mi spieghi per filo e per segno come vincere. Ti darò una mano io, Chonk. Come faccio a sapere se sei all'altezza? Non dovrei fare altro che sopravvivere uno scontro di squadra, questo dimostrerà che hai fegato necessario per aiutarmi. Creato squadra di vedere in battaglia, sì, che adesso ti clicca e ti fa vedere. Ehi, questo è Teamfight Tactics. Benvenuto su Teamfight Tactics. Allora, posso... Come cavolo prendo quel poro snack? Forse... Ah, semplicemente spostandomi di qua. Perfetto. Ottimo. Poi è andato battaglie. Alla fine ero tra i primi quattro. Mettiamo a prova le tue conoscenze. Quando mostrai portato alla fine della seconda fase? I Krug. Sono i Krug alla fine. Finalmente qualcuno di abilità ne faccio pensare di strategico per aiutare la mia prima battaglia di robot. Ce la puoi fare, Chonk, tranquillo. Hai ragione, ok, sono pronto. Vai, vai. Posiziono le fallo ballare. Ma che tipo di oggetto devi dare al mio robot? È un oggetto vedo d'attacco fisico. E poi ciò che guadagna potenza ogni colpo. Cosa uso per dargli il colpo di grazia? Colpiscilo con un super mega pugno. E il robot da battaglia ci ha anche vinto. Questo problema è stato uno scherzo. Dovresti darti a professionismo. Bella. E... Ah, semplicemente aiutiamo tutte le mini leggende. Sì, 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 devo semplicemente aiutare tutte le mini leggende. Ok. Quindi direi che andiamo avanti per di qua. Cos'è questo? Dei progetti di un robot combattente, ma una potenza di fuoco ci sia anche per un robot a guerra. Questi segni possibili che siano stati fatti al ladro. È Jinx il ladro, cioè dai. Oh, la skin per l'arena di TFT. Poi c'è Duckbill. Grande inventore. Lo sarò quando riuscirò a inventare qualcosa. Al momento sto cercando di risolvere questo macello. Sì, questo posto sembra piuttosto fatiscente. Ovviamente avevi chiesto la mano a Gloob, ma non lo vedo da mo'. Perché mi dai una mano tretta di capire che fine ha fatto Gloop? Tu vatti a fare con YouTube e andrò a cercare Gloop. Oh mamma. Oh no, di nuovo. Dal coso di Heimerdinger a questo. Ok. Ecco qua. Questo è uno. Ok, parte da qui.
Boom. Dai, questo è abbastanza easy. E più che altro sono tre. È la cosa più importante. Quindi così. Easy. Dai, questi erano abbastanza facili. Bello. Gloop che era incastrato nei tubi. La prossima volta farò protezione. Grazie per avermi tirato fuori lì anche per aiutare il mio amico. Lo vado con piacere. Gloop si addormenta prima e fine della frase. Top. Che carini che sono. Dugby si rimette al lavoro. Ok, una... un ovetto delle mie leggende. Questo? Ah, qua c'è il giochino, questo qua dei tubi, come prima. Semplicemente. Controlliamo per di qua se c'è qualcos'altro. Questo per sicurezza. Controlliamo lentamente se c'è qualche... qualcosa da prendere. Niente. Niente. Ma così sembrerebbe. Ok. E per di qua non ho esplorato molto. Mamma mia, se sei inquietante, zio. Cioè, Pengu è proprio inquietante così. Ok, quindi adesso dovrei andare o all'Università di Pittura o al laboratorio di Killjoy. Aspetta un attimo che andiamo da... Posso interagire? Ah, ok, gli ho dato tutti i poro snacks. Rumore di masticazione aggressiva. Capisco. Capisco benissimo. Allora, Università di Piltover. Dove c'è Merdinger, di nuovo. È attrezzato come barriera. Ho tentato ma senza successo, purtroppo. E soprattutto di qui fosse la stessa aberrazione tecnomagica che ha colpito anche me. Sto solo cercando di capire che pesticci sono mille. Al contrario di te, che non sei preoccupato molto della situazione, posso chiederti perché. Gli pari del tuo precedente incontro con l'altra Merdinger e la tua strana capacità di attraversare i mondi in frantumi. Il suo sguardo si illumina. Posso ipotizzare che me stesso che ho incontrato non era io, ma un mio frammento, così come questo mondo è solo un frammento della realtà. Forse qualcosa di più scuro in gioco. Una azione coscienza simulata, esseri extracelestiali. C'è ancora molto da fare. Per esempio, regolare la traiettoria balistica. Il mio ultimo modello di torretta per sopperire le fluttuazioni nel... E... assolutamente dovrò ricorreggere i progetti a mia torretta, che sia in biblioteca. Quanti guardi Oppoldinger e voltare la stanza vorrei meglio dargli una mano, ci metterò una vita. Hai parlato di una biblioteca, no? Allora, intanto c'è questa scimmietta che è l'indizio. Quindi abbiamo l'indizio. Ne mi sciutti i piedi. Un altro po' lo snacks. Ottimo. Allora, quindi... Oh, ciao Sidria. Dopo interagiamo con te, prima dobbiamo... Sì, questa è Legends of Runeterra, ovviamente, naturalmente. Ah, qui dovrebbe esserci... Gli appunti di Merdinger? Progetti di torrette, perfetto. Mondo tentacolare, che vuol dire? Ah, sì, la mappa di Runeterra, figo. Ci sta, farla vedere. Ok... Panico per giocare solo le cose. E niente, se ce ne andiamo. Andiamo a dare i progetti ai Merdinger. Come diceva il professore Merdinger o l'altro lei. Parliamo di strategia. Ok, parliamo con Sitri. Allora. No, si è buggato di nuovo. E dopo averlo sbuggato dobbiamo ritornare fino a lì. Si bugga un sacco questo sito, eh. Proprio tipo... giusto qui e lì una volta ogni tanto. Bello vedere una faccia nuova. So bene come sono finito di università succedendo questa magia, però sono leggermente bloccata. Non potevo finire in un posto migliore. Ho letto tutte le cronache della guerra e rune presenti in biblioteca. Ora sto finendo affascinante biografia di Re Santon.
Sapevi che è stato, stato lui a inventare Telsons? C'è costato di pensare a questa difficile situazione. C'è magia dappertutto, un sacco di magia. Mi dai i brividi, sai? Stai leggendo che nerd. Io imparo le mie storie dalla vecchia maniera. Con sangue, sudore, un boccale e una locanda. Parlando di serie, la richiamo le avventure. Scommetto che ne hai parecchie a raccontare. Proprio di... Vai con Jace. Non vedo riconoscere tutta la storia. Ah, semplicemente qua ti apre Legend of Runeterra, ovviamente. Torni da Sidra, dice: wow, com'è stato giocare? Sì, sì, ho assolutamente giocato. Wink, wink. Parla con la studiosa e poi finisce la fase di questo qua, di Legend of Runeterra. Scoprirò chi è stato, gli scriverò una lettera all'autonomo Cercesio. Magari potrei darti la mano io. Sto tentando di risolvere questo indovinello, è l'ultimo in libro, ma qualche imbecille abbiamo pensato di strapparne in metà. Ok, vediamo questo indovinello. La prima parte recita così: quali segreti c'è l'uccello blu nel suo canto? Quali storie fugaci perse nel tempo? Storie di luce, di coraggio, di re del futuro? Se l'oggi è... Se l'oggi è cosa? Devo conoscere la fine per risolverlo. Una pagina stracciata. Come risolvo l'enigma? Aspetta. Oh no, si è buggato. Ok, no, l'ho sbuggato, quindi basta che vado su un altro lato della mappa. E dove posso trovarlo? Cioè, può essere ovunque questo cavolo di indizio. No, è proprio buggato. Mamma mia. Si bugga male, ma a caso, su certe cose random si bugga il sito del tutto. È assurda sta cosa. Vediamo se magari c'è per di qua qualcosa. E dove dovrebbe essere? Cioè, a quel punto che qua c'è l'università di pittura e mi viene da dire... Ma scusa... Credo anche di averlo risolto. Ok. Quali segreti c'è l'uccello blu nel suo canto? Quali storie fugaci perse nel tempo? Storie di luce, di coraggio, di eroe del futuro? Se l'oggi è... Eh sì, ma... Cioè, non mi dai neanche un indizio su dove dovrei trovarlo. Vabbè, andiamo al laboratorio Killjoy nel mentre. Oh, guarda, c'è Phoenix. Ma deve di schiena di superfici metalliche lucide, motivo di dinati digitali. Che questo sia dentro che sia sicuramente l'isio, perché ti presenti? Quando vedo qualcuno sporgersi un angolo mi scattano i nervi. Come hai fatto a finire qui? Ho lanciato in aria ogni sedia, ogni mattina, ogni pezzo che non fosse chiudato a terra, ma appena esco, puff, è tutto in nuovo posto. Dillo a lei, Killjoy, hai visto? Ok. Puoi vedere, sono molto impegnata. Sì, è pura scienza. Sto tracciando un'anomalia. Cosa di familiare, ma è decisamente strano. Sei legata se tenessi in mano di notare qualsiasi strumento che non ti dico espressamente di toccare. Puoi controllare i valori attuali su monitor con statistica multiconvergenza. Cercando di equalizzare la nostra posizione nello spazio-tempo o dal nostro stato corporeo. Controllo lo schema. Intanto questo cos'è? Ok. Allora, c'è l'indizio, c'è il poro snack. Dove cavolo sta lo schermo? Diceva Killjoy. Ah, eccolo qua, questo.
Dai, dati a Killjoy. Che poi è letteralmente sotto lo schermo, cioè gira lo sguardo. Ok, quindi devo cercare una pila di documenti. Dove? Questi? Ah, qui l'hanno aggiunto nel mentre che nel mentre che stavo guardando altre cose, top. E minchia, comunque l'esperienza è lunghetta, eh. Boh, foglietto verde. Mi porteresti una tazza di caffè? Ah, certo. Certo. Ovviamente faccio io il caffè. Ti pare? Grazie per questo momento molto superficiale, Riot, che io faccio solo il caffè. Non ho idea di dove siamo, di quando siamo, di come ci siamo arrivati e di come tornare indietro. Tu mi sembri un pericolo, quindi se vuoi dai pure un'occhiata in giro. Non toccare niente. Vabbè, non toccherò niente. Parla con Jet. Ciao Jet, come stai Jet? Dimmi tutto. Ehi, ehi. Ho notato che ci collegherà nel laboratorio di Joy, ti muovi bene, ma hai mai pensato di metterti a prova sul campo? Certo, ho tutte le carte in regola, basta guardarmi. Vabbè, ti dice di giocare. Sì, certo che sto per aprire il gioco di Valorant. Non ce l'ho già mica installato sul computer. Bene, andiamo avanti. Com'è andata? Perfetto. Adesso dobbiamo andare a chiacchierare con il signorino qua sopra. Hello? Hello, Mr. Yoru? Sono Yoru, dobbiamo parlare? Non sei uno che chiama, ama le chiacchiere. Lo sono fatti con la scienza come KG, ma... Non sei di qui, questo vuol dire che forse hai risposto. Siamo bloccati in una cosa a me, posso aprire squarci lo spazio e qui non riesco ad andare da nessuna parte. Non c'è una forma di poro. Oh. Inutile. Mizzega. Preferire uno schiaffi sul fando. Sì, adesso hai il premio che è semplicemente il Valorant Gambaddi. Parla con Phoenix. Ciao Phoenix, come stai? Sei bellissimo. Ah, qua ti fa sparare di nuovo. Sì, ma mi devi dare più... Forza, forza con questi obiettivi. Ah, fuck. No! Ho sbagliato un colpo. Rip. E che mi dici? Niente così? Ok. Devo tornare al bar di strada a parlare con Caitlyn. What? Certo. Non trovo il suo orologio a taschino? Senti di aiutarmi a scuola del ladro? Ah sì, che ti... C'è l'evento di colpo XX su Wild Rift. Che è un carino evento. Quindi? Queste sono impronte. Novinello, indizi, torno alla... no, devo trovare un attimo. Perché c'è... Risolvi l'enigma della studiosa, quella dell'università di Piltover, è quello che mi lascia un po' stranito. Che tipo, non c'è nessun indizio da nessuna parte, quindi è tipo... Salve, signor Heimerdinger. Chi esiste la potenza con la magia conosciuta? Chi è il ladro che ha spezzato il mondo? Sì, so chi è il ladro. Ah. Sì, ho trovato tutti gli indizi.
Ma come faccio, scusa, a scoprire quale dovrebbe essere l'indizio? Cioè, immagino che sia nella stessa... Allora, a rigor di logica dovrebbe essere nella stessa zona. A rigor di logica. Cioè, deve essere per forza qui in giro. Non ha molto senso che sia altrove. Però allo stesso tempo dice devi esplorare le altre parti. Aspetta un attimo. È che boh, cioè non c'è nessun indizio da nessuna parte riguardante questo cavolo di... Non ci sono neanche elementi con cui interagire qui. Quindi tipo Ah, ok. Devo semplicemente provare risposte a caso. Bella! Ok, quindi posso chiudere qui il coso. Ho esplorato tutto, sono andato ovunque. Quindi se parlo col Donger... Sì. Jinx. È una città sotterranea, secondo me, lavora per Silco. Ma lui ha detto che... Dopo che c'era lui dietro tutto questo, quelli come lui non sanno cosa sia l'onestà. Non tutti gli abitanti di Zanon sono come Silco, però la gente che la città soffre la sua influenza di chiunque altro. Ok. Quando Jinx c'era con la deflagrazione di energia arcana, diventa la stessa una sorgente di magia. Questa magia resa instabile tutti i mondi. Non c'è modo di sapere cosa succederà se continua a oltrepassare le barriere in quello stato. Ma direi che è l'ora di fare un'altra visita a Silco. Quando troverai dovrai capire come annullare la sua magia usando la tua. Di sicuro proverà a manifestarsi lei usandola come conduttore, non devi permetterglielo. Ok, e quindi dobbiamo andare nelle bie. Abbiamo dato i miei poro al poro. I miei poro snacks al... ne ha tipo 2000. Ok. Fa mangiare così tanti snacks. Gli ho dati tutti. Quindi così. Jinx tra i mondi. Perché mi sembra di immagine che tu sei qui per rimediare, ma c'è qualcosa dato quella là. Beh, ora che qualcuno si muovesse. Se l'altra volta mi avessi detto una mano, magari la situazione sarebbe precipitata. Se mi mettessi a aiutare tutti gli estranei che passano qui, non farei altro nella vita. Sei qui per sistemare questo casino, giusto? Allora fallo e lascia che il capo fuori questa storia. Poi quando mi guarda se è colpa di Jinx, allora è lei a dover pagare. Sì, ok, ma devo trovarla. Quindi devo chiedere a lui. Jinx sta facendo uno sbaglio. Questo è tutto ciò che volevi che fossi. Questo è potere. Potrei ribellarsi, potrei fare qualsiasi cosa. Questo non è il tuo potere, ma è pensato per te. Continui a dire tu, ma non sei soltanto che io, si tratta di te, si tratta sempre di te. Siccome ha tutti i torti, questo potere mi è fatto per te. Non so quello che sarei potuto essere se non fosse stato per me, lo capisci? Hai la magia, la senti, giusto? Pensi in base alla magia che hai visto, che senti anche ora in attesa sotto la superficie. La sola magia è complessa e pericolosa, vulnerabile a corruzione. Ma ricordi si affollano naturalmente infiniti appunti di 20 anni di ricerca, studiosi votati al progresso, ma di scienza anche di magia. Sei la perfetta creazione del romanismo, tutti amici e scienza, per me è solo patetico, magari magia scomussato il tuo cervello. A che serve il controllo se puoi fare tutto quello che vuoi? Non c'è nessuna direttiva di non farlo, nessuna parte di te stesso. Qualunque cosa tu abbia fatto tu voglia fare Jinx non ne vale la pena, ciò che abbiamo è l'unica cosa davvero degna di essere protetta avanti, dammi quel dispositivo e... Basta sottovalutarmi, basta adattarmi come bambino. Ho fatto ciò che mi è stato chiesto. Ho trovato questa stupida macchina e ancora non è sufficiente. Non sono fatta colpire la magia per te. Sento nelle ossa e nella testa e ora che continuerò ad ascoltare ogni stupido ordine che mi viene dato. Jinx brillando di energia magica che mai avrebbe dovuto possedere, afferra il dispositivo rubato, tenendo fuori una forza fatta di passione e potenza. Fai per la magia che sembra di te. Al momento in cui hai messo piede in questo strano universo in frantumi.
di macchinario. Agente dentro Jig fuisce verso di te in modo tenendo davanti lo scontro delle forze arcane. Dopo aver pronunciato queste parole, accendi macchina e tieni fra le mani senza mai fermarsi. Ma agente di vampa così fosse attirato da entrambi i dispositivi, poi si placa. Siamo quasi. Tutti a casa. Una forza potenziale limitata fatta di innovazioni di strutture e scopa. Natura arcana è impossibile. Allo stesso tempo capisce Benji e Jinx. La passione che porta al cambiamento e il desiderio di libertà. Selvaggia e sfrenata, ma proprio per questo affascinante. E quindi torniamo tutti a casa. E si chiude quindi così il tutto. Attende tra un mondo e l'altro come un innesco pronto a accendersi in attesa di una singola scintilla. E quindi si chiude qui. E con la scintilla di tu. Che carino. Anche se la sua storia si conclude qui, nuove avventure sono già all'orizzonte. Per ora GGVP. E quindi adesso puoi esplorare il resto del mondo, che almeno quello che c'è da esplorare, che poi hai già fatto tutto, quindi non c'è molto altro da esplorare. C'è un modo per dirti: senti, se vuoi ancora dei premi, ci sono, perché le ricompense, queste sono quelle che si prendono attraverso tutte queste missioni. Ma le missioni le abbiamo completate, quindi questo è quanto. Questo video è finito sul canale secondario, ovviamente, per considerata la lunghezza di tutto. E niente, spero che ve lo siate potuto vedere.